Questo tipo di bandiera viene impiegato in molte parti militari europee fino al settimo secolo ed era molto semplice che in Africa si sputasse dal padrone gare di corsa. Il giudice commissario è Alessandro Marchesi. Tirano anche i tre arbitri, uno di loro rimane sul terreno di gioco a seguire la partita, mentre gli altri due lo affiancano e coadiuvano il mezzo di campo. Sono seguiti dagli otto giudici di campo che sono in arbitri sul terreno di gara con funzioni analoghe a quelle dei moderni assistenti nelle partite di campo. Volta dei musici, con il caratteristico costume giallo e blu e suonano un tamburo imperiale in legno con pelli d'asino tirati a corda. Con l'insegna della parte bella, rappresentano i colonnelli e i campionari delle compagnie a frontiera. Essi erano al comando delle forze militari che difendevano Firenze dagli attacchi nemici e divennero in quel periodo i professionisti della guerra. Di spada con guardia croce e di picca con tutti del fuoco. Entra la tutella, accompagnata dal fedele Colomba Bianca, simboleggiante lo Spirito Santo in campo azzurro, e dai capitani con i gonfalonieri. Fanno adesso e tante volte gli artisti protagonisti di emozionanti partite incalzanti. Tira il capitano generale delle artiglierie e con le loro colombine entrano i bombardieri. Ogni pezzo è condotto da 5 bombardieri, mentre il sesto porta il buttafuoco e la tasca contenente le munizioni. Sparano un colpo di colpo. Istituzione giuridica creata intorno al 14esimo presentate le armi.
Adesso l'araldo della signoria, leggeraldo greco della signoria, rivolto al magnifico messere Luigi Ciatti e alla leggiata Madonna Maria Guanni. Che attraversa il campo portando in alto la sua bandiera, mentre quello della squadra per la subita fa il percorso inverso con il braccio appoggiato a massa e tenendolo abbassato, mentre il maestro di campo si apprezzerà a tornare al margine per iniziare la contesa, un colpo di bollina darà inizio alla partita e contemporaneamente il pallaio, il centro del campo, lancerà in aria la palla, mentre le successive rimesse saranno compiute dal giudice arbitro. La partita odierna è arbitrata da Luca Capasso.